nel partito di Berlusconi, la PDL, invece tutto tace, nel senso che c'è questa macro conflittualità sotterranea. Si parla di un Berlusconi che è incerto, attende l'esito delle votazioni siciliane per capire, oltre che attende la legge elettorale che ci porterà a votare a marzo o aprile. Quindi fatti importanti, fatti che hanno dato un'accelerazione al dibattito e quindi meritano una riflessione da parte nostra. Ci aiuterà in questo lavoro di riflessione e di racconto a voi ascoltatori di Radio Yes, un habitué di Radio Yes, Alberto Di Maio, il responsabile delle pagine politiche del Tempo. Buongiorno. Buongiorno a te Francesco, auguri per San Francesco e Grazie, buongiorno a grazie. tutti gli spettatori. Allora, Alberto, io direi di iniziare dalle elezioni regionali, se non altro perché sono le più vicine. Ieri il Partito Democratico, la direzione regionale, si è espressa indicando in Nicola Zingaretti il candidato per le elezioni anticipate. Zingaretti ha fatto capire che intenderà accettare questa indicazione alla condizione che le elezioni si svolgano a dicembre. C'è il piccolo particolare che la decisione finale per indicare la data delle elezioni, la dovrà dare l'attuale presidente Polverini, e tutto lascia intendere che la Polverini cerchi di spostare più in là possibile, anche in questo pressata dai vertici del PDL, per cercare di riorganizzare le truppe e contenere i danni di questo devastante scandalo del Consiglio regionale. Ecco, una situazione che se da una parte fa chiarezza sul candidato del PD, dall'altra queste condizioni poste da Zingaretti lasciano intendere che insomma è una partita ancora non chiusa. Sì, in effetti la scelta di Nicola Zingaretti come candidato alla presidenza della Regione Lazio è nata da due fattori principali. Innanzitutto il fattore tempo, cioè dovendo presumibilmente andare a votare nel Lazio entro dicembre, serve un candidato che sia accettato da tutti. E Zingaretti, che era insomma già candidato al Campidoglio e aveva già raccolto intorno a sé una larga maggioranza, è sicuramente un candidato, come dire, già pronto, Spendibilissimo poi. Sì. spendibilissimo, già pronto, conosciuto, e quindi questo come primo fattore. Il secondo fattore è la partita per il Campidoglio e il Partito Democratico punta a un'alleanza con l'UDC e a candidare il ministro Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio. Sembra che Riccardi appunto abbia aperto uno spiraglio per la sua candidatura che insomma aveva negato più volte nelle ultime settimane, abbia aperto uno spiraglio invece sulla candidatura a Roma. In questo caso, a questo punto, Zingaretti, per motivi di tempo e per poter lasciare libero, diciamo così, il posto a Riccardi, è stato spostato dal PD sul Lazio, mentre invece appunto adesso che partirà il confronto ovviamente con Riccardi, ma già mi sembra un buon punto, se no la direzione regionale è peraltro Certo, non si sarebbe sbilanciata in questo modo, Non si insomma. sarebbe sbilanciato in questo modo, peraltro lì c'è Enrico Gasbarra che ha fatto questa operazione da regista, insomma non avrebbe chiesto in modo così esplicito la candidatura di Zingaretti per la Regione Lazio. In effetti c'è quello che ricordavi tu, cioè il fatto che è la Presidente della Regione a decidere
quando si terranno le elezioni, però c'è da dire che deve farlo in maniera deve sentire il governo, deve sentire l'opposizione. Il governo che ricordo ai nostri ascoltatori, per voce del ministro degli interni, già si è espressa, cioè il ministro Cancellieri ha ritenuto di sottolineare l'urgenza e l'opportunità che nel Lazio si vada al voto entro Natale. Se non altro perché ci sono due emergenze, due criticità assolute, quali i rifiuti e la sanità, che non possono essere lasciate al loro destino. Si rischia la situazione Napoli per quanto riguarda i rifiuti, quindi è anche una chiamata alla responsabilità della politica locale. Infatti, da un lato questo che dici tu, poi anche le regole, perché lo statuto regionale prevede che si voti entro 90 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio, susseguente appunto alle dimissioni del Presidente. E, è vero il precedente di Marrazzo, in cui le elezioni sono state fatte slittare di alcuni mesi, ma è anche vero che in quella fase c'era una situazione molto diversa. Intanto il Presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi, aveva espressamente chiesto di rinviare quelle elezioni perché il momento era particolarmente delicato. Erano d'accordo sia la maggioranza di allora sia l'opposizione, e quindi si decise appunto di comune accordo col governo e con le forze politiche del Lazio di andare a votare più tardi. E poi, fece il presidente di fatto per quasi 6 mesi. Ecco, poi ricordiamo che Marrazzo non si dimise da presidenza della regione, nel senso che lui inviava dei certificati e le funzioni del presidente le svolgeva Esterino Montino, che era vicepresidente, quindi si andò alla fine naturale della legislatura, anche se effettivamente la situazione era talmente anche lì pesante che c'era chi pensava di dover andare subito al voto. Ecco. Sì, non c'è dubbio, solo che in questo momento tutti vogliono andare al voto, cioè, certo. tranne il PDL, però la stessa Polverini, che io sappia, insomma, vuole andare il prima possibile perché presenterà la sua lista, a quel punto, come dire, ballerà da sola, e dall'altro lato c'è il PD e le forze di opposizione che vogliono andare a votare. Addirittura il ministro dell'interno Cancellieri ha detto: prima si vota nel Lazio meglio è. A questo punto non credo che ci sia possibilità per fare l'election day, ci costerà credo 20-21 milioni in più, ma diciamo in questo caso bisogna pure seguire le regole e l'interesse in generale, che come ricordavi tu, insomma, ha bisogno subito di un governo regionale, perché la sanità e i rifiuti sono due temi ormai critici nell'Lazio. Senti, Alberto, io passerei alle primarie del PD. Lì si rischia veramente l'incredibile, nel senso che mai una situazione più favorevole al Partito Democratico come oggi, che rischia di essere compromessa dalle regole che andranno a sovrintendere le primarie prossime venture. Sabato ci sarà la riunione della direzione che sancirà queste regole, ma già si parla di una serie di meccanismi che sono diversi da quelli che sono sempre stati usati per le primarie precedenti, quelle che hanno portato alla vittoria Prodi e Bersani, e in buona sostanza si stanno mettendo delle regole che complicheranno, se non addirittura renderanno quasi impossibile, la vittoria di Renzi. Veltroni addirittura parla di rischio di una tragica e incredibile spaccatura. Come finirà secondo te? Ma io mi auguro che prevalga il buon senso, perché davvero non vedo le ragioni di questo dibattito sulle regole, nel senso che le primarie
si sono già svolte ed è giusto che le regole restino quelle. Ora, a quanto ne so io, appunto, ancora c'è una trattativa in corso, ma dalle cose che sono uscite ieri, veramente manca solo che il PD decida di far votare soltanto quelli, non so, alti 1,90 m, biondi, e che hanno impastato e che in passato erano amici di Bersani. Cioè, in effetti hanno prima pensato di schedare le persone che voteranno mettendoli in un albo del centro-sinistra, poi hanno proposto di fargli fare, diciamo, una promessa che voteranno il Partito Democratico, poi hanno pensato al doppio turno, così che i voti che Vendola le dà a Bersani al primo turno arriveranno a Bersani al secondo turno. Insomma, è vero che lo statuto del PD non prevedeva le primarie per il candidato premier, e bisogna dare atto a Bersani di essere stato il primo che ha detto cambiamo lo statuto per permettere a Renzi di partecipare, ma se poi veramente dovessero decidere delle regole per tagliare fuori Renzi, sarebbe veramente un boomerang per il Partito Democratico. È anche vero, io l'ho sempre sostenuto, che Renzi ha più vantaggi perdendo le primarie che vincendole, perché a quanto pare se il prossimo governo sarà un Monti bis con i politici, a questo punto a Renzi conviene fare l'opposizione interna e poi essere naturalmente il candidato premier alla prossima legislatura, certo, successiva. Insomma, a quanto pare la prossima legislatura non sarà, come dire, ancora una normalizzazione dello scontro politico. A quanto pare nella prossima legislatura ancora potrebbe esserci appunto un premier tecnico come Monti, magari con dei ministri politici, sì, con uno schieramento molto ampio, questo a meno che ovviamente il Partito Democratico e Vendola, insomma, non prendano la maggioranza dei voti, ma a quanto pare stiamo andando verso un quadro in cui magari non vincerà nessuno e ci sarà ancora Monti come premier. In questo quadro, ma secondo me converrebbe invece a Renzi partecipare alle primarie, perdere e poi, ecco, trovarsi tanto ovviamente in prima linea per gli anni successivi. Considerato appunto che Renzi è molto giovane e può aspettare qualche giro, insomma. Non c'è dubbio. Grazie Alberto, situazione un po' complicata, ma insomma avremo modo di commentarla la prossima settimana dopo l'assemblea di sabato. Per intanto grazie. Grazie a voi, a presto. Grazie ad Alberto Di Maio del Tempo.